Buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui perché era da tanto tempo che non accadeva di ritrovarci tutti insieme. E quindi, dopo un lungo periodo in cui molte delle nostre esperienze sono state smaterializzate, ci siamo di nuovo agglutinati intorno a questa scuola che è dove condividiamo un progetto comune con alcuni compagni di viaggio da tanti anni. E spero che ci siano dei nuovi ingressi dopo questa giornata. Allora io sento il mio cuore molto aperto, la mente libera per ascoltare e credo che ci sia voluto anche un pizzico di coraggio per organizzare questa giornata oggi in una situazione ancora così incerta, però chi mi conosce sa che sono anni che li tedio con quattro parole fondamentali della crescita personale, una proprio il coraggio, le altre sono la consapevolezza, il libero arbitrio e la resa. Allora, l'emergenza. Le emergenze mettono in crisi una credenza, che è quella di un io costruttore del mondo, che nel costruire il mondo ci mette così tanto del suo da diventare padrone di questo universo, fino a cadere nell'errata convinzione, secondo me, che quasi nulla di imprevisto lo può colpire o lo può sorprendere. E difatti non è così. Io credo che l'esperienza di tutti noi, tutti i giorni, sia quella di una realtà che ama smentire le nostre aspettative, che ama disilluderci, alle volte anche in maniera piacevole, non sempre in maniera negativa. E ci sono alcune circostanze, come le ultime che abbiamo vissuto, in cui la realtà ci colpisce con una violenza tale che non possiamo non riconoscerla e non subordinarci. Forse anche nella tendenza qualche volta a minimizzare la gravità di alcune urgenze, credo che ci sia un po' questa difficoltà di relativizzare l'idea di un io costruttore del mondo. Le emergenze sono un bel attentato all'ego. Come tutti gli attentati all'ego, grandi o piccoli, alle volte sono anche delle esperienze francamente drammatiche, credo siano molto importanti per noi che siamo qui, che abbiamo deciso di lavorare anche attraverso questa scuola sul disvelamento del sé. Quindi l'attentato all'ego è sempre, ti porta, ti costringe a chinare la testa, quindi a consegnarti alla vita. E in questo facciamo sempre un passettino in direzione della nostra essenza. L'emergenza, come diceva Pierre, no, è con il loro carattere di urgenza e anche di emersione rivoluzionaria. Perché rivoluzionaria? Perché costringe a dei riallineamenti, a delle mutazioni, a delle trasformazioni. Ti costringe anche, ti invita a conoscere di più il mondo che ti sta intorno, quindi anche a immergerti di più nell'esistenza. Anche nel tentativo, se vuoi, di dominarla, di cercare di costruire un adattamento, e ti mostra con evidenza il fatto che sei una parte di questo mondo, non certo il suo creatore. Penso che se c'è una cosa che abbiamo imparato in questi anni, cioè una delle evidenze maggiori di quello che abbiamo vissuto in questi anni, è quanto noi apparteniamo a questa biosfera e non c'è nulla che intossichi questa biosfera che prima o poi non intossicherà anche noi. È un pensiero così semplice questo, e ha la forza dei pensieri semplici, che bisogna veramente tenere gli occhi chiusi per non vederlo. E credo che adesso sia veramente difficile, no, continuare, no, a portare avanti questa negazione, anche se da psicanalista conosco la forza delle negazioni. Il secondo aspetto che secondo me lascia in evidenza l'emergenza adesso che è un po', no, sta ritirando le acque, sta mettendo ancora più in luce la disgregazione delle relazioni. Ovviamente non è il coronavirus che ha disgregato, che sta disgregando le relazioni, anzi il coronavirus forse ci vorrebbe tutti continuamente in relazione, più siamo in relazione, più si sviluppa e ci vedere, anzi, guarda come mi muovo velocemente da uno all'altro, anche tra voi che vi credevate così distanti, così lontani, no? Quanto che potente lezione sull'interconnessione, credo che un virus ci possa dare una lezione sull'interdipendenza così evidente, immediata, lucida. Le relazioni sono state frantumate, ben prima sono state frantumate da noi perché la relazione richiede tempo.
richiede presenza, richiede sentimento, richiede memoria la relazione. E quindi, ben prima che la difesa dal contagio ci costringesse al distanziamento sociale, che è stato solo la costellazione sul campo di una crisi, di un'assenza, di una lacerazione delle relazioni in una società in modo pressa. Chi fa il mio lavoro, il nostro lavoro, già da tempo osserva una superio, francamente borderline, un pochino borderline e narcisista, adesso ancora più, adesso ora soprattutto che il superio si forma in gran parte non più nella famiglia ma nei media, che è un analfabeta emozionale, escludente, richiedente, senza reciprocità, un pochino anche persecutorio, che ci sta imponendo una visione del tempo divorante, che sottrae spazio quindi all'affettività. Allora, che cosa osserviamo? Cosa osservo io tutti i giorni nel mio lavoro? Dei figli smarriti, disorientati, impulsivi, dei genitori molto ritirati, molto rinunciatari, soprattutto a dare, a fornire visioni e codici ai propri figli per interpretare in maniera critica la vita. E questo è quello che noi osserviamo tutti i giorni. Forse non è una visione consolatoria, ma credo che sia un momento in più che di consolazione abbiamo bisogno di azione. Quindi ci troviamo questa, abbiamo visto una società chiusa in casa, immunodepressa, perché se non navighiamo i territori dell'interiorità e dell'invisibile, difficilmente i nostri sistemi immunitari funzioneranno bene. Quindi partoriamo individui, un individuo sconnesso sostanzialmente, un beffardo paradosso in una società iperconnessa, despiritualizzato, che crede ancora che la psiche sia dentro di lui e finisce con lui, e non che lo trascende e che lui è immerso nella psiche, che la psiche è là fuori, non ce l'abbiamo mica dentro, no? Siamo noi che siamo immersi nella psiche. Dobbiamo rivedere, no? Cambiare questo sguardo, questa posizione. Che cosa dopo un'emergenza? Io credo che dopo un'emergenza ci sia una visione e una costruzione. C'è una visione perché le emergenze come diceva Pierre, ti mostra, ti indica, ti mette davanti a una nuova realtà, un nuovo fenomeno e chi vuole vedere, chi sceglie può cominciare a camminare. Quindi dopo una emergenza c'è sempre un'etica. Qualcosa si manifesta davanti a noi e noi dobbiamo rispondere a quella cosa. E siamo responsabili di quella risposta. Qui sento moltissimo l'invito che aveva fatto prima Pierre. Le vie sono moltissime, le vie che possiamo percorrere, sia personali che sociali, e ognuno deve sentire che cosa lo riguarda di più. Dal punto di vista, insomma, del ruolo, del provvisorio ruolo in cui siamo chiamati qui, quindi quello del mio lavoro, penso che in terapia sia necessario fornire dei criteri per la costruzione di un'identità stabile, perché la mia sensazione è che questa sarà sempre più la richiesta dell'uomo post-pandemico, cioè che chiede di essere aiutato nella costruzione di ricostruire una trama solida della propria vita che gli consenta di fare da contrappeso alla frammentazione del sé, e che gli consenta di proiettarsi in una progettualità, in una nuova progettualità, che non si spaventi della una realtà dalle mille possibilità di cui spesso non si riesce a fruire perché non si è in grado, non si è maturata una capacità di discriminazione, di ascolto di bisogni profondi. Penso che dobbiamo bonificare le nostre vite, le nostre vite, il nostro lavoro, da tutto quello che ha intossicato la relazione, che è un ganglio fondamentale della nostra esistenza. E quindi dalla provvisorietà, dalla velocità di consumo, dall'autoreferenzialismo, dall'emotivismo, cioè questo continuo utilizzo dell'emozione come antidepressivo a basso costo, no? Che francamente io non lo sopporto più, ma peraltro anche
fa capire come proprio non abbiamo recepito una vecchia lezione di Hillman che ci diceva che se non siamo fedeli alla nostra depressione, non c'è rivoluzione né dentro di noi né fuori di noi. Ecco, io credo che siano queste le cose che dobbiamo fare. Cioè, è un lavoro di rifondazione, è un lavoro di irrobustimento, diciamo così, consolidamento delle nostre fondamenta, delle nostre radici. Che siamo chiamati a un lavoro verso il basso, nella parte bassa, no? Quindi proprio un lavoro pancia a terra per ritrovare, per ricostruire la nostra identità, ricostruire il senso del legame, di cercare di riuscire ad avere di nuovo una società con dei maestri, con un senso del limite, no? Nel senso del analitico del termine, cioè il limite ti fa potente, la sua assenza rende onnipotente, no? Il suo eccesso impotente, quindi il limite come peso, gravità, umile visione. Quindi penso che si debba lavorare in questa direzione. Io vedo questo in questo momento, o perlomeno lì mi sento chiamata. Concludo dicendo solo una cosa, un'altra cosa che mi sta a cuore, cioè quella di. E se è vero che dopo una emergenza segue sempre un'etica, non dobbiamo pensare però che il nostro valore morale dipenda dalle idee che professiamo. Noi valiamo eticamente non per le idee che abbiamo, ma per le azioni che compiamo tutti i giorni. Quindi anche in questo, forse è anche un aspetto che connota sempre di più il mio lavoro in questi anni, sento che guardare in direzione dell'azione, della retta azione, di scegliere della responsabilità dell'azione sia, almeno per me, lo è estremamente importante in questo momento. Portare noi e chi aiutiamo attraverso il nostro lavoro in direzione dell'azione. Bisogna scendere giù. Ecco, questo è l'invito che faccio a me e che scendo. Bisogna scendere, non salire in questo momento. Bisogna scendere nella profondità, scendere nel radicamento, nelle radici, nell'azione, nell'essere qui e nel dare. Per cui ho sentito moltissimo l'invito che ha fatto prima Pierre, proprio come le tante cose belle che ha condiviso. La prima è proprio quella di diamo il nostro contributo, invece che sentirci responsabili, no? Tutto questo riguarda la mente, questo è un piano diverso, ma diamo il nostro contributo. Agiamo, scegliamo consapevolmente, scegliamo in funzione della nostra autenticità, di quello che siamo e diamo. Questo vale per le urgenze, ma forse in qualunque altro momento della nostra vita, ma in questo momento particolarmente, siamo ben radicati in ciò che siamo, nel luogo in cui ci troviamo, così nell'assetto culturale e sociale in cui questa nostra provvisoria incarnazione ci ha inseriti, perché questo è esattamente il luogo dove possiamo dare di più e meglio, perché così siamo stati connotati in questo momento, poi prossime vite ci penseremo, e spendiamoci, e diamo quello che abbiamo, agiamo. Ecco, io sento che è il momento dell'azione retta, dell'azione consapevole. E questo può creare grandissime trasformazioni. Un altro ringraziamento a Pierre. Grazie all'invito alla contemplazione, perché è la mia strada da molto tempo. Grazie, me l'hai richiamata. Grazie, Mi Laura. fermo qua, credo non ci sia altro da dire. Grazie a tutti.